Ma dove si trova Zaza? Da dove si trova Zaza? Da dove si trova Zaza? Ora sta Zaza! Uè, Maronna mia, come fa Zaza? Senza sei, pare pare Zaza. La trovata Zazzo che m'ha portato a me. Io me la trovo! Se facimmo un brasso, io me la trovo con la banda in testa. Tamerò, 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 pure a lei glielo dirò. Tamerò Zazza, tamerò Zazza, tamerò Zazza. Zazza, 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 Zazza. Zazza, 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 Allora, il negozio si chiama Zazà perché i compagni di mio figlio Marco lo chiamavano Zazà in quanto, se ricordate bene, Arsenio Lupin, ispettore Zerigrada, si chiamava Zazà. Ecco perché è nato questo nome. Ecco perché è nato questo nome e ci ha portato un po' di fortuna, diciamo. Aperto. Abbiamo aperto il 9 febbraio del 2004 in Corso Savoia, al 189 di Corso Savoia. Poi ci siamo trasferiti 6 anni fa al Corso Savoia, al 165, e adesso abbiamo fatto quest'impresa, oggi abbiamo fatto questa impresa qui in via degli Alberi 2. E abbiamo acquistato anche l'immobile e speriamo che vada bene. Nastro. Ancora c'è il nastro. Ah, papà. Ti chiamo Michele. Però felice, sono felicissimo. Mamma, ma il lollo qui vicino? Sì, fare più giovani. No, sì, a venire a sentire. Ci sono 2 minuti. No, no, grazie a tutti. Ai clienti, agli amici, ai parenti, a tutti quelli che ci hanno fatto creare un negozio di questo. Michele. È marino moderno. Se sei pronta noi... Uno. Con piacere puoi tagliare. Bravi! Grazie, si può. Mezza moto! Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Signore Dio Onnipotente, benedici questo negozio, benedici i tuoi figli, affinché trovi in questo luogo
un sostegno sicuro di una vita serena vissuta insieme a te. Ho già arrivo a tutti, ragazzi, la moto è una cosa bella perché ti dà il contatto con la natura, ti fa unire con gli amici, ti fa vedere cose che tu in macchina non puoi vedere. E soprattutto vi dovete sempre mettere il casco perché è fondamentale e avere un giubbotto con le protezioni. E poi divertimento. No, no, detto sicuramente ai ragazzi, allora, io sono un tavolo dove ci sono tipo i pezzi di pizza secca e... io sappiamo che te sai quelle cose. Ma tu lo vuoi? Pigne, tutto la ricotta. Sono pigne. Sono pigne, sì. Ma se lo vuoi venire, può far male cuore. Ma nel caso di Lucano, mangia lo mandano. La serata è riuscita bene, sono contento e in particolar modo voglio ringraziare tutti gli amici miei che sono stati vicino a me, che mi hanno dato una mano e che hanno reso possibile tutto questo, sia mio cugino Sebastiano che si è occupato del trasloco, del montaggio, ha realizzato il bancone, ha fatto tante modifiche, Salvo Conti che ha curato il verde qua fuori, ha reso possibile il prato, gli alberi e quant'altro, la ditta New Light in qualità di Luciano Fasone e Luca De Maria, che si sono occupati di tutto l'impianto elettrico, tutto dall'inizio alla fine, e la ditta Cromia di Scavo Angelo, che ha ristrutturato il negozio. Un grazie a loro che hanno reso possibile questo. Bravo, bravo Marco, bravo. Bravo Marco, bravo. Bravo. Bravo Marco. Passiamo. Ah, sono per la mano. E dimenticavo, visto che non è presente stasera qui, ringrazio anche mio cugino Piero Urso che si è occupato della pittura. Un grazie va anche a lui. Bravo Piero, bravo Piero.